Buongiorno a tutti, sono Serena Ciarino, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Borgo Manero. Stamattina vi ospito qui all'interno degli uffici di presidenza prima di dare il via al giro virtuale che vi porterà ad entrare nelle aule, nei laboratori del nostro istituto. All'interno della nostra scuola sono presenti due settori, il settore economico e il settore tecnologico, all'interno dei quali si sviluppano diversi indirizzi. E oggi, grazie al supporto dei nostri studenti di grafica, ma non solo dei nostri studenti di grafica, vi illustreremo tutte quelle che sono le attività principali e predominanti che vengono realizzate all'interno del nostro istituto. Data la situazione emergenziale che non ci ha consentito per l'open day di aprire le porte agli studenti e alle famiglie, abbiamo pensato di utilizzare questa modalità per farvi conoscere il nostro istituto e non rinunciare a realizzare un open day virtuale. Per cui vi lascio alle successive immagini e spiegazioni dei professori e dei ragazzi che vi illustreranno le principali attività che vengono realizzate nella nostra scuola. Buon giro e benvenuti nella nostra scuola. Che dire, noi siamo qui. Arrivederci, vi aspettiamo. Come vedete, la chimica è spesso associata a fenomeni esplosivi, come l'acqua che fa bruciare e quindi esplodere delle semplici sostanze chimiche come dei sali, nitrato di bario, che dà quei colori così verdi affascinanti, esattamente come i fuochi d'artificio. I nostri studenti nel percorso di chimica imparano sicuramente questi aspetti più giocosi della chimica, ma anche tutta la parte di conoscenze e competenze che permette di conoscere come affrontare e manipolare la materia. Questo motivo noi dell'indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie proponiamo dei percorsi che riescano a istruire e a formare ragazzi nell'ambito industriale, conoscendo quindi a livello impiantistico un'industria farmaceutica piuttosto che un'industria petrolifera, piuttosto che un'industria alimentare, ma allo stesso tempo anche la possibilità di conoscere il mondo della chimica organica e della biochimica, nella capacità anche di produrre dei piccoli prodotti farmaceutici come l'aspirina, lavorare nell'ambito dei microrganismi, potendo anche acquisire tutte le loro potenzialità a livello industriale. E soprattutto la possibilità, la capacità di analizzare matrici incognite, quindi tutti quei campioni di materiale non conosciuto, risolverlo e saper capire quanto un composto o una miscela possa essere inquinante piuttosto che dannosa, piuttosto che utile. C'è un gruppo di docenti nell'indirizzo che è motivato e ha una gran voglia e tante competenze di far arrivare alla fine del percorso i nostri allievi perché possano affrontare sia dal punto di vista lavorativo e quindi su tutte le industrie del territorio, da quelle galvaniche a quella della produzione dei farmaci, piuttosto che la produzione alimentare o degli imballaggi plastici, industrie con cui noi normalmente collaboriamo, oppure far arrivare e accedere con competenze i ragazzi all'ambito universitario, per esempio nell'affrontare un percorso di chimica, piuttosto che di studio dei materiali, piuttosto che medico, piuttosto che biologico, ingegneristico. E quindi vi aspettiamo nel nostro indirizzo.
Il corso elettro è ad articolazione elettrotecnica, vuol dire che è improntato soprattutto sullo studio dell'impiantistica civile ed industriale. In terza, infatti, studierete tutte le applicazioni dell'impiantistica civile, imparerete a realizzare i circuiti elettrici che si trovano nelle abitazioni, imparerete a redigere la documentazione tecnica con le planimetrie e gli schemi elettrici dei quadri, con un occhio anche alla domotica. In quarta procederete allo studio dell'impiantistica industriale, imparando a realizzare i quadri industriali in logica elettromeccanica e poi tramite l'impiego di relè programmabili e di PLC. In quinta proseguirete con la parte più avanzata della programmazione PLC. Avrete la possibilità di partecipare a concorsi internazionali e nazionali con le altre scuole tecniche che si trovano in Italia e all'estero. Siamo gli allievi dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Borgomanero, dell'indirizzo elettrotecnico, e vi presentiamo il nostro prototipo di Smart Glasses che visualizza in tempo reale parametri biometrici. Avrete la possibilità di partecipare a corsi di formazioni organizzati dalle grandi industrie che si occupano dell'impiantistica e della realizzazione dei componenti elettrici. Avrete anche la possibilità di svolgere attività di alternanza scuola-lavoro nelle imprese di installazione e manutenzione del territorio, ma anche nelle grandi imprese del territorio che sempre hanno bisogno di manutentori e installatori elettrici per far funzionare le proprie linee di lavorazione. Studieremo anche i nuovi aspetti legati all'industria 4.0. Al termine del percorso di studi, quando otterrete il diploma, potrete accedere a qualsiasi corso universitario. Il percorso di studi da voi seguito sarà adatto all'inserimento soprattutto negli studi ingegneristici, ma avrete anche delle ottime, grandi possibilità di trovare un inserimento diretto nel mondo del lavoro, magari con le stesse aziende con le quali avete fatto il percorso di stage. Il corso di grafica è basato principalmente sullo sviluppo della creatività e sull'uso di strumenti e software per la realizzazione di prodotti pubblicitari. Parliamo di brochure, volantini, spot televisivi, e sviluppo di loghi e molto altro. Il diplomato in grafica e comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa. Infatti il nostro corso permette di approfondire l'uso di strumenti multimediali finalizzate alla comunicazione e di acquisire conoscenze informatiche di base. Attraverso l'esecuzione di lavori multidisciplinari e riferimenti espliciti al mondo del lavoro, i nostri ragazzi imparano a gestire progetti anche molto complessi e operare in diversi campi, dalla stampa alla progettazione per il web, dalla fotografia alla produzione cinematografica. E per mezzo della fotografia, l'analisi filmica e la storia dell'arte, approfondiscono l'uso di strumenti di comunicazione legati alle immagini. I nostri laboratori sono dotati di computer e software per la post-produzione fotografica, il montaggio video, l'impaginazione e la grafica, oltre ad una serie di strumenti professionali per la fotografia e per le riprese. Azione! Durante il triennio di specializzazione offriamo ai ragazzi la possibilità di svolgere un'esperienza di alternanza scuola-lavoro direttamente nelle ditte del settore che sono sul nostro territorio. Quello che facevo a scuola l'ho ripetuto qua in Andersen, ma a ritmi molto più elevati. Mi ha permesso di capire che è il lavoro che vorrò andare a fare.
Al termine del percorso i ragazzi sono pronti per affrontare il mondo del lavoro con competenza e responsabilità oppure per proseguire gli studi in ambito universitario. Buongiorno, questa è la presentazione del corso di informatica che prevede lo studio di tutte le cose legate al mondo dell'informatica stessa, cioè l'utilizzo di apparecchiature che ci servono per gestire le informazioni in modo automatico. Nel corso di 3 anni abbiamo 32 ore alla settimana suddivise nelle materie e con i laboratori legati a tutte le materie tipiche del nostro corso che sono informatica, tecnologie e progettazione di sistemi informatici, sistemi e reti, gestione, progetto, organizzazione dell'impresa e telecomunicazioni. Il termine informatica è l'unione di due altri termini. È nato negli anni 70 e si compone di informazione automatica. Informatica si compone di due parti principali, hardware e software. Qua sul banco abbiamo degli esempi di hardware senza i quali il software non può funzionare. Questo è un classico esempio di software scritto per l'utente. È un cruciverba in cui l'utente risolve il nostro enigma. Tutte le operazioni che vedete in questa schermata sono determinate dal programmatore, quindi il programmatore quasi mai gioca, bensì prevede cosa deve succedere quando gli altri giocano. Il computer ragiona soltanto con i bit. Questo è un esempio di timer con i numeri scritti in formato binario come li gestisce il computer. Parte da 10 e arriva fino a 0. Un altro esempio di gestione delle informazioni è il QR code. Quello che vedete in questo momento è il QR code che vi permette di andare sul sito che vi ho presentato poco fa in modo tale da poter provare tutte le attività che sono al suo interno proposte. Un altro modo di divertirsi con l'informatica è quello di gestire la trasmissione dal proprio smartphone a un drone. Buon divertimento! Decolliamo! Buongiorno a tutti, volevo presentarvi il corso di meccanica e meccatronica, che è un corso che mira alla formazione di tecnici specializzati nella progettazione, produzione e anche nell'ambito dell'automazione industriale. Il piano di studi si articola su 4 materie fondamentali di indirizzo che sono meccanica, macchine, energia, che è volta al conferimento delle competenze nel campo della meccanica sia teorica che applicata nel campo dell'energia e delle macchine a fluido, disegno, progettazione e organizzazione industriale, che è mirata a fornire le competenze nell'ambito della progettazione della produzione, anche ricorrendo a strumenti quali il CAD, il CAM e il CAE, dello studio delle attrezzature di produzione e dell'economia e organizzazione dell'azienda. Poi abbiamo una materia che è tecnologie meccaniche di processo e prodotto, che vuole dare competenze nell'ambito dei sistemi di produzione sia convenzionali che non convenzionali,
della chimica fisica dei materiali e delle tecniche di controllo e di collaudo. Infine abbiamo una materia che è sistemi e automazione, che mira a dare delle competenze nel campo della meccatronica, dei sistemi di automazione industriale e della robotica. Ciascuna delle materie di indirizzo si caratterizza per una forte presenza di laboratori nei quali i nostri studenti possono operare in prima persona nello svolgimento delle esercitazioni pratiche. Inoltre, dall'anno scolastico 2018-2019, il nostro istituto è accreditato per il rilascio della patente europea della robotica in collaborazione con la ditta Comau. Questa certificazione è una certificazione spendibile nel mondo del lavoro che oltretutto viene anche tenuta in considerazione come numero di ore per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. RIM, Relaciones Internacionales para el Marketing. Relaciones Internacionales para la Mercadotecnia. In un mondo globalizzato e competitivo fornisce competenze linguistiche, giuridiche, aziendali. Un corso di studi senza controindicazioni. Un plan de estudios sin contraindicaciones. E senza olio di palma. Y sin aceite de palma. L'offerta formativa come sfondo il mercato affronta lo studio di dinamiche economico-aziendali nazionali ed internazionali, le differenti realtà geopolitiche, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un'ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Bien. Leggere con attenzione il piano di studi. In caso di allergie, provare con un altro indirizzo offerto dal nostro istituto. Che casualità, il professor Bertino ci vuole dire due parole sull'AFM? Vediamo cosa dice il sito della scuola. Il diploma in amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici. Macrofenomeni, traduzione? Beh dai, i ragazzi studiano economia aziendale, cosa studiano? Studiano dallo scontrino fiscale che ti rilascia il salumiere, il panettiere, fino alle operazioni di borsa che leggono sui giornali o che vedono in televisione. E di diritto? Diritto, qua dice, dalla normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativi finanziari. In parole povere? Ma imparano a essere cittadini, imparano la legalità e imparano a conoscere le istituzioni che ci governano. E le lingue straniere? A me chiedi delle lingue straniere, Elena. Sì. Ma allora, ti dico il mio pensiero, le lingue straniere secondo me sono fondamentali, imparano a interagire con l'intero pianeta. Solo l'intero pianeta? Per il momento. Sì, beh, solo per il momento, aspettiamo. Sì, siamo in diretta dall'Istituto Leonardo da Vinci di Borgo Manero e stiamo andando a cercare i ragazzi che hanno partecipato al progetto sull'impresa simulata. Che tipo di azienda siete? Allora, noi siamo una panetteria, ci chiamiamo il Pandoro e ci occupiamo di promuovere prodotti della nostra zona, ossia del Piemonte. Ci dividiamo il lavoro in 5 principali settori, quello del marketing, dell'amministrazione, del front office, del food and beverage e la zona delle governanti che si occupano di gestire le camere. L'impresa simulata è un progetto educativo, formativo e didattico che porta i ragazzi a svolgere un'attività di impresa all'interno della scuola. L'unica parte in cui siamo stati abbastanza aiutati dai professori è stata la parte burocratica per quanto riguarda la costituzione e il registro, l'iscrizione nel registro delle imprese, però per quanto riguarda il lavoro individuale di ogni settore siamo abbastanza liberi. Loro ci aiutano, ci danno le linee guida all'inizio della lezione, però noi continuiamo di volta in volta sempre più autonomamente. Grazie ragazzi di aver risposto alle nostre domande. E adesso ci colleghiamo in esterna con la professoressa Elena Cenedese per la presentazione del corso turistico. Elena, mi senti? Io Elena ti sento benissimo. Vorrei dirti di essere collegata
da uno di questi paesi che tu vedi nelle cartine alle mie spalle. Purtroppo in questo momento terribile è tutto fermo. Si spera l'anno prossimo di poter riprendere a viaggiare, a conoscere, ad amare quello che è il nostro patrimonio culturale. Il nostro indirizzo è fatto apposta per farci conoscere e amare la nostra terra, la nostra cultura, la nostra storia, i nostri piatti, la nostra gastronomia. Io ho scritto qualche parola qua dietro, arte, cultura, ambiente, storia. Ci sono anche materie come diritto, come matematica, geografia, economia turistica, le lingue sono fondamentali. Il nostro indirizzo, quello turistico, ci porta all'interno di queste materie. Durante l'alternanza scuola-lavoro ho svolto la mansione di receptionist, aiutavo le ragazze che c'erano lì nel back office. Prima di iniziare mi aspettavo di mettere in pratica anche soprattutto quello che avevo imparato nelle lingue, tipo l'inglese e il francese. Il 90% dei clienti che arrivavano erano stranieri, tedeschi soprattutto. L'italiano lo usavo il 10% della giornata. Mi piacerebbe molto approfondire lo studio delle lingue e, se possibile, fare delle esperienze all'estero. Noi vi aspettiamo, speriamo di vedere dei banchi pieni l'anno prossimo di ragazzi che hanno voglia di conoscere. Quindi vi aspettiamo tutti veramente con tanta, tanta gioia, con tanta voglia di rivedervi. Vamos a viajar!